Ciao, eccoci qui per il terzo appuntamento con gli asparagi di Cantello. La ricetta di oggi è particolare. Ne abbiamo un po' visto qualche accenno in un video precedente, in cui non parlavo di asparagi bianchi di Cantello, ma parlavo degli asparagi verdi in generale. Oggi però approfondiamo un attimo questa tecnica con una ricetta appunto particolare. Oggi ho anche la divisina da cuoco, perché qualcuno mi ha scritto e mi ha detto: ma scusami, sei un personal chef, sei uno chef a domicilio, quando vedi il cliente ci vai così in camicina, con la magliettina, esattamente come fai questi video? No, faccio questi video perché sono in casa mia e quindi la divisa non la metto, ma eccola qua, questa è la divisa da personal chef, anzi da professional personal chef. Qui c'è il mio nome, Giorgio Giorgetti, e qui c'è lo stemma della federazione, la FIPC, Federazione Italiana Professional Personal Chef. Ma bando alle chiacchiere, passiamo immediatamente a presentare la ricetta. La ricetta si chiama vellutata di asparagi bianchi di Cantello con gnocchi molecolari di trota salmonata. Allora, per fare gli gnocchi molecolari, innanzitutto mi serve del filetto di trota salmonata, a cui ho tolto la pelle ed è stato cotto a vapore. Poi mi serve della fecola di patate, dell'amido di riso, attenzione, non farina di riso, amido di riso, e del mascarpone. Per la nostra vellutata mi servono, più o meno nell'ordine, dello scalogno, che ho tagliato nella maniera più sottile che potevo, un pochino di burro, altro burro e della normale farina di frumento 00, del brodo di verdura, dopo ne parliamo, un goccio di panna, degli asparagi bianchi di Cantello che ho prima sbollentato per 2-3 minuti in acqua bollente, salata, e che poi ho fatto passare nel burro per circa 7 minuti. E queste sono le punte degli stessi asparagi. Metto il filetto di trota dentro un contenitore alto perché dovrò frullarlo con un frullatore ad immersione. Lo frullo molto bene. Dopo aver frullato la trota, aggiungo la fecola di patate e l'amido di riso e comincio a mescolare molto bene questo composto. Se, come in questo caso, il composto fosse troppo secco, aggiungo un po' di acqua fredda. Ecco, questa è più o meno la consistenza che dobbiamo ottenere. Adesso dobbiamo cuocere il nostro impasto. Aggiustate prima con un po' di sale, perché questo, se no, i vostri gnocchi non sanno di niente. Mettetelo in una pentola, appunto, e cominciate a cuocerlo. Giratelo, perché quando arriva sui 70 gradi gli amidi si trasformeranno in gel. Non c'è bisogno di nessun tipo di termometro, perché lo capirete da soli, vedrete che è molto semplice capirlo. Ecco, vedete che il nostro composto sta diventando praticamente un grosso gnocco, molto elastico. A questo punto potete spegnere il fuoco e farlo raffreddare. Vedete, cambia proprio colore, ma anche cambia consistenza. Potete ancora toccarlo perché non è bollentissimo. Ecco, è praticamente diventato un grosso gnocco. Ve lo faccio vedere. Che vedete come ha cambiato colore. Adesso non dovete che fare altro che toglierlo dalla pentola e metterlo a raffreddare da qualche parte, perché a questo poi aggiungeremo il mascarpone. Mentre lo gnoccone si raffredda, cominciamo a preparare la nostra vellutata. Metto un pezzettino di burro, in questo caso uso del burro chiarificato perché devo soffriggergli lo scalone. Ho usato il burro chiarificato perché, al contrario del burro normale,
ha un punto di fumo molto più elevato, anche più alto di quello dell'olio d'oliva, quindi mi va benissimo per soffriggere lo scalogno, la cipolla, qualsiasi cosa dovete soffriggere in una ricetta in cui si ha bisogno del burro come ingrediente principale dal punto di vista dei grassi. Quando il vostro scalogno comincia a dorarsi, metto del burro. Se non avete, in questo caso, se non avete il burro chiarificato, potete usare anche il burro normale, perché adesso faremo, e poi la farina, faremo appunto un roux. Il roux è la base, questo la sanno tutti, è la base di una normalissima besciamella. La cosa importante quando fate questa base farina-burro è che le proporzioni siano identiche, ossia tanto burro mettete, tanta farina dovete aggiungere. Se, come in questo caso, usiamo 20 g di burro, dovremmo aggiungere 20 g di farina. A questo punto, dopo pochi minuti, opla, comincio a versare il brodo, tutto in una volta. È un brodo di verdure che io ho fatto con, come si fa classicamente il brodo di verdure, quindi con una cipolla, un po' un gambo di sedano, una carota, e ho aggiunto però anche le bucce degli asparagi di cartello che ho pelato prima di cuocerli. Ecco, adesso io lascio cuocere per pochissimo. A questo punto aggiungo anche i gambi dei miei asparagi, che ricordo ho prima sbollentato in acqua bollente salata per circa 3 minuti, poi li ho cotti per circa 8 minuti facendoli saltare in padella con un goccino di burro. Continuo a girare e porto all'ebollizione. Riprendiamo il nostro immancabile frullatore a immersione e frulliamo la nostra vellutata al giusto di sale. E anche di pepe. Faccio bollire così si addensa un pochino, anche se le vellutate troppo dense sinceramente non mi piacciono. Continuo a mescolare. E adesso alla fine, fuori dal fuoco, ma mentre aggiungo un po' di panna. Mescolo bene. E metto in caldo in attesa dei nostri gnocchi. Ah, dimenticavo, è il momento di aggiungere anche le nostre punte di asparagi. Mentre la nostra vellutata resta al caldo, continuiamo la preparazione degli gnocchi. Adesso dobbiamo aggiungere al nostro impasto, che si è intiepidito, il mascarpone. Lo si può fare anche con le mani, soprattutto all'inizio, dove bisogna cominciare a far prendere all'impasto la parte grassa, che ce lo renderà più facile da maneggiare. Devo impastare molto bene, perché devo far prendere il mascarpone al mio impasto gelatinoso il più possibile, in questo modo. Ecco, abbiamo praticamente quasi finito. A questo punto ricaviamo gli gnocchi. Possiamo sagomarli anche con l'attrezzo per fare le palline gelato. Anche perché devono essere degli gnocchi piuttosto grossi. Ma li posso fare anche con le mani se non avete questo attrezzo. L'importante è che siano degli gnocchi piuttosto compatti e non piccolissimi. Più che gnocchi sono come dei piccoli canederli. Diamo una compattata anche a questo. Possiamo andare avanti così. Cerco di renderli il più regolari possibili,
con le mani. Ecco. Non usate farina di nessun tipo per fare questo lavoro, perché non ne avete bisogno. Sono talmente unti dal mascarpone che non vi si attaccheranno mai alle mani. In una pentola d'acqua bollente salata metto finalmente a cuocere i miei grossi gnocchi. Non devo cuocerli tantissimo, 3 minuti circa basteranno, perché dopo tutto sono già cotti. Trascorsi circa 3 minuti i nostri gnocchi cominciano lentamente a venire a galla e adesso è quindi il momento di prenderli con delicatezza. Bene, adesso possiamo finalmente impiattare la nostra zuppa calda. Ecco, adesso abbiamo la nostra vellutata alla quale aggiungiamo i nostri gnocchi molecolari di trota. Possiamo anche mettere delle scaglie di mandorle per dare un gusto croccante e decorare con qualche fiore che fa un po' primavera. Ecco, per esempio, qualche fiore di borragine. E qualche fiorellino di acetosella. Se vi piace potete aggiungere anche un tocco di giallo mettendo un po' di curcuma. Ed ecco finalmente i nostri gnocchi molecolari di trota salmonata con vellutata di asparagi di Cantelno. Questo è tutto per oggi. Se il video ti è piaciuto e lo stai seguendo su YouTube, puoi iscriverti al mio canale, magari cliccando la campanella per avere delle notifiche, così sei sicuro di non perdere niente dei nuovi filmati. Se mi segui su Instagram puoi fare la stessa cosa seguendo il mio profilo, oppure su Facebook nella mia pagina Cucino di Te. Ti basta seguirla, mettere un piace e alla prossima puntata.